Abbiamo chiesto di verificare le incongruenze nella sua ricostruzione. Lietti ha detto che erano fidanzati e invece non lo erano più. Ha raccontato di essere arrivato a Porto Tolle il giorno dopo la scomparsa alle 10 di sera, ma i vicini lo hanno visto al mattino. Parla Simone Spreafico, il fratello di Greta, la cantante di 53 anni scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. La donna, originaria di Erba, in provincia di Como, si era momentaneamente trasferita in Veneto per vendere una casa ricevuta in eredità. Con Greta è scomparsa anche la sua macchina, una Kia Picanto nera. A presentare la denuncia, 4 giorni dopo la scomparsa, era stato il suo ultimo fidanzato, Gabriele Lietti, 52enne. Nel racconto dell'uomo, però, molti punti sono ancora da chiarire. Anche per questo la procura di Rovigo lo ha indagato per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. L'attenzione è puntata soprattutto sui suoi spostamenti e sull'effettivo rapporto che aveva con Greta. Con le stesse accuse è stato indagato anche Andrea Tosi, un giardiniere di 58 anni che Greta aveva conosciuto proprio a Porto Tolle. Tosi sarebbe l'ultima persona ad aver visto la donna. L'uomo trascorse con lei l'intera serata del 3 giugno 2022, fino a tarda notte. Non è chiaro se Lietti e Tosi si conoscessero prima della scomparsa di Greta. Tra loro, almeno in apparenza, non c'era alcun legame. Secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero scambiati alcuni messaggi dopo la sparizione. Questi messaggi sono ora al vaglio degli inquirenti. Entrambi, inoltre, hanno dato versioni poco convincenti. Tosi ha spiegato che quella notte Greta gli avrebbe chiesto di trascorrere altro tempo insieme a lei. Lui si sarebbe rifiutato, congedandosi. Da quel momento non l'avrebbe più vista. Da alcuni messaggi, però, è emerso che lo stesso Tosi aveva confidato a Greta di essere innamorato di lei. Dunque, quella notte potrebbe essere andata esattamente al contrario, ovvero potrebbe essere stata Greta a respingere Tosi e non viceversa. Lietti, invece, ha detto di essersi recato a Porto Tolle la sera del 5 giugno, mentre alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto già la mattina di quello stesso giorno. Perché mentire in questo modo? L'uomo avrebbe inoltre nascosto di essere in crisi con Greta. La loro relazione non funzionava più da almeno un mese. I familiari della donna sospettano che l'uomo avesse degli interessi economici. Greta temeva per la propria incolumità e già nel 2018 aveva scritto un testamento in cui lasciava alla madre tutti i suoi beni, circa 1 milione di euro. Nel 2021, dopo aver conosciuto Lietti, aveva modificato le sue volontà, cambiando il testamento e lasciando tutto al fidanzato. Dopo la scomparsa di Greta, la famiglia aveva denunciato Lietti per circonvenzione di incapace. Secondo i parenti, quando modificò il testamento, Greta non sarebbe stata nel pieno delle sue facoltà mentali. Si potrebbe anche ipotizzare che la donna, essendo in crisi con Lietti, volesse mettere di nuovo mano al testamento e diseredare l'uomo. Dalle nuove indagini è emerso che Lietti avrebbe chiesto a Tosi di non rilasciare interviste. Per i familiari di Greta, il fidanzato avrebbe illuso la donna. Le aveva detto che voleva sposarla e le aveva regalato un anello. Lo fece nell'aprile del 2021. Successivamente avevamo scoperto che era sposato con la seconda moglie. Greta sarebbe stata la terza. Lei aveva creduto a quelle nozze. Aveva anche fissato la data, il 22 aprile, giorno del suo compleanno. Le nozze, però, non si sono mai celebrate. Che cosa è successo davvero tra Greta e Lietti? Greta voleva davvero cambiare il testamento?